Signore e signori, salve a tutti, buon anno e soprattutto chiedo umilmente scusa per il ritardo. Allora, oggi facciamo l'estrazione del contest che io avevo detto di farlo il 23 dicembre. Però non ci crederete, guardate, vi chiedo scusa tantissimo per il ritardo. Che è successo il 23 e dal 23 in poi, detto chiaramente. Allora, purtroppo io ho una scarsa memoria su alcune cose. Il 23 dicembre la mia ragazza, anzi, il 22 dicembre alle ore 10 di sera, la mia ragazza mi ha detto: "Ti raccomando, Salvatore, vedi se hai preparato tutti i vestiti per il matrimonio di questi due amici, Renata e Angela, che li saluto pure." Tra parentesi, l'ha detto con loro davanti. Io mi sono girato: "E quando è che vi sposate?" Proprio così. Era un matrimonio, diciamo, più un pochino fatto d'urgenza, molto veloce è stato fatto. Ed era il 23 dicembre. Io me ne ero completamente dimenticato. Quindi, pomeriggio sono stato al matrimonio. La sera tutto il resto a mangiare e a bere. E da quel momento, dal 23 dicembre, poi sapete cosa c'è dopo il 23, c'è il 24, quindi la vigilia di Natale e tutto il resto. Quindi non ho avuto modo di respirare. E io ci tenevo tanto a fare l'estrazione con una live, come ho fatto negli altri contest. Ci tenevo tanto a fare l'estrazione con una live, solo che tempo non ne ho, non riesco ad organizzarmi o perché qualcuno mi rompe le palle oppure devo lavorare, roba del genere, pure in questi giorni. Devo lavorare, cioè. Mi piace quello che faccio, quindi lo faccio volentieri ugualmente. Il fatto è che non ho trovato proprio il tempo di fare la live a un orario decente, quindi sono costretto alle 3 di notte a fare il contest. Perciò adesso andiamo a fare questo contest. Allora, innanzitutto, come state vedendo, questo è il sito dove, grazie a questo sito, ho creato il contest e con tutte quelle interazioni. Incomincio a spiegarvi una cosa per i più pignoli, non si sa mai. Allora, 34 sono i partecipanti, ora vedete da qualche parte 84, 27, eccetera, eccetera. 34 sono gli utenti che hanno partecipato, tutto il resto sono le interazioni. Se vi faccio vedere, prendendo l'esempio, Lorenzo Frangè ha fatto da refer, like, il pulsone che penso che sia 1, 2, 3, sono quelli là di come si chiamano, di Google, follow su Twitter, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, queste sono tutte le interazioni e come avevo detto, più interazioni fate e più c'è probabilità di vincere. Infatti, lo posso confermare, come lo state vedendo dalla schermata di questo Lorenzo Franzè, ma ce ne sono altri pure che hanno più probabilità pure lui di vincere. All'inizio c'ero io, con il mio contatto, poi ho eliminato le mie interazioni, l'ho rifatto perché solo le mie interazioni erano una cinquantina. Quindi avevo un botto di probabilità di vincere, io non è che voglio vincere, cioè. Se vinco, cazzo, mi faccio il regalo da solo. Me li faccio sempre, quindi li faccio per voi, contest. Quindi, a questo punto, devo fare l'estrazione del contest. Innanzitutto, l'estrazione del contest. Come state vedendo, 27 giorni to left, in poche parole, che è la scadenza. Perché io non ho settato la scadenza del contest come avevo promesso il 23. Perché PunchTab, la versione, diciamo così, che sto usando, è la versione gratuita. La differenza tra la gratuita e quella a pagamento, diciamo subito, quella gratuita, in poche parole che fa? Una volta che è finito il contest, manda automaticamente un'email al vincitore del contest. Il problema è questo: se alcune persone, per il fatto della privacy su Facebook, hanno disabilitato la visione dell'email, quindi è privata, in questo caso il programma non può fare questa interazione, detto chiaramente. Quindi chi potrà vincere? Potrà vincere o chi ha, detto chiaramente, o chi ha la mail visibile su Facebook oppure quelle che hanno per giunta scritto, come state vedendo qua, l'email. Ma questa io la reputo che non sia una cosa giusta, chi ha scritto proprio l'email. Perché, non perché, a me non mi cambia niente, il contest è stato fatto, i partecipanti sono pure e quindi mi baso sulle mail. In più, non penso che sia una cosa giusta questa. Soprattutto pure per un altro motivo, perché poi se si contano solo l'email le interazioni sono pure molto di meno. In più pure per un altro motivo, per il mio difetto della mia mania di controllo su alcune cose, infatti. Su alcune cose.
quindi la voglio fare io di persona. Adesso, a questo punto andiamo su, ho chiuso il sito, random.org si dice, chiedo scusa, org, perché in questi giorni mi è stato fatto notare che non si dice USB. Questa penna non è USB. E quel cos'è, ho detto io, è USB. Come? Penna USB.org. Se siamo in Italia si dice così. Io lo guardavo tipo, minchia, c'è gente più bestia di me, ho pensato io. Stavo così, stavo io. Comunque, ringraziamo tanto una... Ah, lui è, diceva di essere un hacker. Diceva di essere un hacker perché craccava i giochi. Lui cracca i giochi proprio. Proprio li prende e li cracca, diceva lui. Perfetto, ma non è che fai copia e incolla quando scarichi un gioco? Gli ho detto io, sì, però lo faccio io. Allora sei un hacker. 29 anni. Cioè, cervello zero. Cioè, è intelligente quanto al mio portatabacco questo qui. Comunque, grandissimo. Se mi sta vedendo, sei un grande ugualmente. Proprio come essere strafottente. Poi lo incontro in mezzo alla via. Io lo... Vabbè, tanto lo prendo ugualmente per il culo. Comunque, che coglioni che ci sono in giro. Andiamo su Punch Tab. Quante persone ci sono? No, quante persone? Le interazioni dobbiamo contare. Perché se contiamo solo le persone, gli utenti sono 34. Ma come avevo detto io, nel contest, se più interazioni fate, e più c'è probabilità di vincere. Come ho detto io, se non mi sarei scricchiola la sedia, lo so, se non mi sarei eliminato da solo, avevo una cinquantina di interazioni. Perché si può capire tranquillamente, non ho solo un contatto Facebook e gli altri contatti Facebook, diciamo che ho un bel po' di, diciamo, di amici, ho intorno a contatto, c'ho intorno ai 5.000 amici. Sì, non me li chiedete, cercatevi. Tanto non ci faccio queste cose di YouTube io. Allora, gli ultimi, ecco, Vicious il Visidiano, l'altro, il mio. E allora, alla fine siamo in 199 interazioni tonde, per correttezza. Parte da 0 o parte da 1? No, perché alcuni non lo... Ecco, parte da 1, perfetto. Quindi... c'era pure scritto, che coglione, non me ne ero nemmeno accorto. Vai! Ok, 199 sono le interazioni. Quindi, cosa fare? Un bacione a tutti quelli che hanno partecipato. Vi voglio un mondo del bene e vi chiedo scusa se ho fatto tardi. Adesso, random.org. Massimo, 199, minimo 1. Genera il 9. Con tanti numeri, da 1 a 199 ha preso il 9. Perfetto. No, non ho niente contro i 9. Sono razzista contro i 9. Inghiata così, ormai c'è tutto nel mondo, quindi adesso facciamo i razzisti contro i numeri primi. 9. 9 è un numero primo. Buh. Che cos'è un numero primo? Buh. Lezione di Vicious 17. Ok. Ignoranza però. Numero 9. Numero 9 vince. No. Allora, Valerio Iacovino. Ho detto di no per un motivo. Un'interazione! Ha vinto quello con un'interazione! Minchia! Sembra che mi sono sputtanato da solo! Perché più interazioni fate, più c'è probabilità di vincere! Minchia, ha vinto quello con un'interazione! Allora, Valerio Iacovino, se stai guardando il video, tu hai un culo stratosferico e ti consiglio nella prossima settimana di giocare a Super Nanalotto, perché lo vincerai. Perché non è possibile su 200 da poter scegliere. Perché io mi sono accorto che... Allora, aspetta, un attimo solo. Per cosa? Perché è un culo. Allora, sono in uno, in due. Due persone che hanno fatto solo un'interazione. Non, guarda, è una botta di culo. Vorrei avere il suo culo io. Due. Di nuovo io ci sono. In due. Di nuovo. Cioè, sono in due, se ho contato bene. Sono in due che hanno fatto solo interazione. E ha vinto uno di questi due. Hai un culo impressionante. Allora, Iacovino. Iacovino, mi ricordo, sì. Come si chiama? Iacovino. Valerio Iacovino. Adesso, Valerio Iacovino. Io
ti manderò un messaggio su Facebook con il mio account, per favore, leggilo. E hai tempo una settimana. Ecco, una cosa che mi ha dato fastidio dagli altri contest, il mio troppo buonismo, detto chiaramente, che ho contattato io personalmente tutti i vincitori. A distanza poi di 2 mesi hanno richiesto come si chiamano? I seriali del gioco, che comunque io me li ero conservati per correttezza. Però non è che io li voglio regalare davvero questi giochi, detto chiaramente, li voglio regalare, soprattutto cacciarmi dai coglioni Sirius Sam. Che cazzate che dico. Quindi, cioè, non mi fate stare appresso. Io spedisco il messaggio a Valerio Iacovino. Però, per correttezza, in caso se non mi risponde entro una settimana, mando il messaggio al secondo scelto. Va bene? Faccio in questa maniera. Se non mi rispondi in una settimana, Valerio, in poche parole, manda il messaggio all'altro. Se in caso vedrà dopo una settimana Valerio il video o leggerà il messaggio dopo una settimana, ti saluto per i fic, mi dispiace. Così vuol dire pure che dovete stare attenti al mio canale e ai miei video. Comunque, andiamo a rifare di nuovo per il secondo estratto non vince niente. È solo la riserva, ripeto di nuovo, è solo la riserva. Il vincitore vero è stato il super mega culuto Valerio Iacovino. Ecco, ripeto. Adesso quello che sto scegliendo adesso è solo la riserva. Se non mi risponde in una settimana Valerio, mi contatto la riserva, che in questo momento non ha vinto una fungia, ripeto di nuovo. Genera 158. 158. Non c'è il 158. Vi ringrazio, ti saluto per i fichi, iscrivetevi. Ok, 158. 180, 100, 100, 100, 100, 58. Enrico Caputo. Enrico Caputo è uno di quelle persone che, di quei ragazzi che abbiamo fatto, diciamo, amicizie tramite YouTube. È un grande mio sostenitore. Cazzo, e tu meriti, in caso se Valerio non prende il coso, come si chiama? Il contest, non lo riceve. Tutto pittia. Allora, il vincitore Enrico Caputo. Perfetto, guardate io quando sono bello con il defibrillatore in mano. Sono stupendo con un defibrillatore in mano. Allora, signori, è finito il contest. Vi ringrazio ancora. Io non ci posso ancora credere perché ha vinto quello che ha fatto un'interazione. Sì, questo qua sono io. Che ha fatto solo quello con un'interazione micidiale proprio. Micidiale. Allora, vi ringrazio ancora. Ripeto. Valerio, ti contatterò in caso, dentro una settimana, se non mi risponderai, Enrico, cioè, è inutile che lo contatto perché sicuramente se aprirò il mio contatto YouTube, il mio contatto Facebook, ci sarà un messaggio di Enrico, perché ci scriviamo una volta ogni tanto così, come va, come non va, sì, ci conosciamo da una vita. No, 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 siamo di altre città, eccetera, eccetera. Comunque, era per scherzare, che se no qualcuno scrive qua sotto, mi conoscete, mi fate, il contest è truccato. Se il contest è truccato avrei fatto vincere e riparare low cost, tra tanti youtubers, no? Quindi, anche se non gliel'avrei dati a Marco. Comunque, vi ringrazio. Ah, no, 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 mi sono dimenticato, mi sono preparato una cosa. Oggi è per me. Domani è per... No, 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 oggi è per tutti e due, perché sono le 3 di notte, quindi oggi per me, quando caricherà il video, e oggi pure per voi. Però ieri, in questo caso, ieri, l'utente Edri a Clown, che abbiamo fatto un bel rapporto, ci conosciamo, ci parliamo, tutto quanto, siamo ormai culo e camicia. Scherzo così, siamo un grande YouTubers. Vi consiglio, che bellissimo questa cosa qua, di andare a vedere il video. Se mi dimentico di scrivere il link, andate sul suo canale, iscrivetevi, commentate, fate quello che cazzo volete. E poi vedetevi questo video, scrivete il titolo di questa cosa qui che state leggendo, il titolo di questo video che state leggendo. È proprio bello, perché il primo remix che hanno fatto su di me, me lo sono visto tipo su 24 visualizzazioni. No, 20 non sono le mie, ma tipo 5 di fila me lo sono visto così io. Con la musica, immaginate con la musichetta io così. Comunque, un ringraziamento in questo caso ad Edri. Ti ringrazio ancora, signori, contest è finito, chiedo scusa di nuovo per il ritardo.
Grazie a Valerio di aver partecipato, grazie ad Enrico, grazie a tutti voi, grazie ad Henry, ti saluto, pedifico.